Benvenuti a Lucca Games Channel, presentato da Gioconomicon.net. Oggi siamo qui con Gigi Studio, che ci ha portato in Italia Savage Worlds, un grande successo anglosassone, gioco di ruolo dai molti volti, che finalmente arriva anche nel nostro paese in questa nuova versione. Abbiamo qui il responsabile editoriale, tra l'altro segue anche la linea Jolly Troll, sì, distribuzione. E l'autore della nuovissima espansione tutta italiana Enascentia. Cominciamo a parlare del prodotto, diciamo, nella sua più ampia visione. Facciamo una presentazione di cos'è Savage Worlds. Ecco, è difficile definirlo come una novità, perché festeggia 10 anni in America con 100.000 copie vendute in cartaceo e altre tante digitali. 100.000, quindi stiamo parlando di qualcosa che da noi era ancora sconosciuto, ma è un fenomeno in tutto il mondo. Ha traduzione ovunque, traduzione in portoghese, russo, polacco, quindi mancava proprio solo da noi. Io l'ho aspettato per tanto tempo e a un certo punto ci siamo messi un po' in discussione, no? Ma comunque c'erano già giocatori di Savage World in Italia che almeno utilizzavano uno, la versione, eccomi. Almeno uno, sì. No, in realtà in questi 4 giorni abbiamo c'era una nutrita comunità che però si incontrava sul forum americano della Pinnacle. E non solo, ci sono anche già più di un editore di manuali italiani che scrivono e pubblicano in inglese. E, insomma, mancava la traduzione italiana e adesso chissà, vediamo cosa uscirà anche da parte di altri editori. E, in inglese ci sono centinaia di ambientazioni in commercio, senza contare tutte quelle fatte dai fan. Beh, Savage World è una linea che è famosissima proprio per le espansioni, cioè per la qualità e la varietà di espansioni. Per la qualità, per la stranezza e per il numero, sono tantissime. Si parte con Deadlands, da cui è partito tutto, anzi Deadlands è arrivato prima di Savage Wars. Chi non è di primo pelo se lo ricorderà. Cioè, questo, diciamo, in questo caso... diversamente dal solito, si è partiti da un'ambientazione per generalizzare. È vero, è un processo inverso che non mi vengono in mente altri casi. Sì. Cioè, il gioco è stato così apprezzato da sviluppare l'idea di generalizzarlo. Sì. Non so quale sia la molla che vi ha fatto scattare questo processo, però è stato preso il primo regolamento di Deadlands ed è stato poi reso un regolamento base su cui puoi ambientare una serie di ambientazioni. Già solo quelli della Pinnacle sono numerose, Deadlands si trova in più versioni, ce ne sono 4, e poi ci sono Reapers, Necessary Evil, 50 Fathoms, ce n'è una quantità, non saprei neanche dirti quante ce ne sono. E questa è una delle difficoltà di lavorare su Savage Worlds, nel senso che nel momento in cui si porta Savage Worlds in Italia si ha 10 anni di storia ed è difficilissimo selezionare quali titoli portare e poi i fan dicono wow, bellissimo, allora adesso mi porti questo. E ognuno ha le sue preferenze, cercheremo di accontentare quanti più possibili. Questa in effetti è una cosa che ci differenzierà un po', perché puntiamo a fare almeno 5 manuali l'anno per i prossimi 5 l'anno. 5 l'anno per i prossimi 5 anni, diciamo, questo è il nostro progetto. Beh, è molto ambizioso. È decisamente ambizioso. È faticoso, immagino. È faticoso. Intanto in questi primi mesi, perché nel momento in cui abbiamo deciso di partire, il primo obiettivo è stato, ecco, Lucca 2013, per cui ce la facciamo, portiamo o non portiamo per Lucca 2013, la risposta chiaramente è sì, e abbiamo iniziato a faticare come dei matti per riuscire a portarlo. E la prima linea doveva essere composta da questi 4 manuali qua, e manuale base chiaramente, e Enascentia, che è il nostro primo titolo di Edoardo, che poi ve ne parlerà lui, ed Deadlands, manuale del master del giocatore, come si suol dire, che noi in maniera molto licenziosa abbiamo tradotto con La legge e gli uomini. Quindi non parliamo solo di traduzione, ma anche di localizzazione, cioè di adattamento al nostro mercato. Sì, perché una parte fondamentale di Savage Worlds è proprio che ha una sua fisicità sul tavolo da gioco e una propria gergalità che era molto difficile da rendere
era impossibile. E quindi questa è stata la nostra, una delle tante difficoltà che abbiamo incontrato. E speriamo di aver reso bene nella versione italiana. E manca l'appello a Necessary Evil, che per colpa mia è stata procrastinata, per applicare più revisioni a questi quattro manuali. Per cui a un certo punto abbiamo fatto una scelta, abbiamo messo a lavorare lo staff su più revisioni di questi quattro manuali qua, e Necessary Evil ci raggiungerà a fine mese, a fine novembre. Per chi ancora non conoscesse Savage World, quali sono i tratti salienti che rendono questo gioco Fast and Furious, come viene definito nello slogan anglosassone? Ti permette di gestire determinate situazioni che in altri regolamenti invece sono molto, si è un po' impacciati nel gestire in maniera brillante, cinematografica quasi, i duelli uno contro uno, oppure gli inseguimenti vengono gestiti in maniere particolari, dedicate. E i combattimenti sono particolarmente snelli. C'è una famosa intervista sulla rete in cui un'intervista, recensione, in cui il recensore, che non è una persona di scarsa esperienza, diceva: cavolo, ho fatto una sessione a Savage Wars e ho fatto quattro combattimenti in una sessione, non mi era mai capitato. E questa è una cosa molto, molto importante. E è un gioco esagerato, i dadi esplodono. È un gioco molto fisico, ha detto prima. Sì, sì, che c'è una sua fisicità. Ha una sua fisicità. Per giocare basta questo manuale qua, che noi abbiamo portato 12,95 euro, sono comunque... È un prezzo, diciamo, molto aggressivo, è una scelta precisa. Sì, allora, in America esistono due, togliendo la versione digitale, esistono due versioni, che sono la versione cartonata e la versione brossurata, che è, diciamo, a 4 a 5, con dei prezzi diversi. Noi abbiamo deciso di portare la versione brossurata per farlo provare a quante più persone possibili. Insomma, con un investimento di 12,95 euro si può giocare. Poi le ambientazioni si possono aggiungere, ma uno può giocare quello che vuole. Una riprova è un concorso che abbiamo fatto lo scorso mese, a cui hanno partecipato 70 persone, con un'ambientazione in 3 pagine. In realtà qui c'è tutto quello che serve a giocare. C'è il, ormai si può dire, famoso concorso Un Universo in 3 pagine. Sì, che ha avuto un molto mondo riscontro. In 3 pagine. È un riscontro incredibile, non ci aspettavamo, pronti via, di avere così tanti concorrenti e tutti mondi di grande qualità. Diciamo, vi aspettavate questo successo, no, questo ritorno? No, non ce lo aspettavamo, neanche la giuria, perché a un certo punto ho iniziato a leggerli prima che il concorso finisse, perché altrimenti... Secondo te... nelle persone che hanno partecipato ho visto che sono anche nomi di autori di giochi di ruolo, quindi l'arrivo in Italia di Savage World ha stimolato anche la creatività di chi lo fa di professione questo mestiere. C'è qualcosa che secondo te potrebbe diventare qualcosa in più di una semplice proposta, di un semplice concorso? Sì, decisamente, e soprattutto tutti quelli che hanno partecipato e che non avevano mai lavorato su Savage Wars sanno benissimo che Savage Wars è un ottimo strumento per dare un corpo di regole snello e godibile alle proprie ambientazioni. E adesso che c'è finalmente il base in italiano, credo che tanti si appoggeranno. Sarà ancora di più. È prevista una versione deluxe per Savage World? Allora, dicevamo della fisicità del gioco. Ci sono... Bene, adesso ti rispondo subito, per poi tornare all'altro punto. Sì, perché no, ma in un secondo tempo. Prima vogliamo veramente mettere tanta carne al fuoco, dare tantissime ambientazioni, ce ne sono di bellissime. Vogliamo muoverci in 3 direzioni. Il primo è portare in Italia i giochi che sono stati i più graditi all'estero e che, insomma, la maggior parte dei giocatori vuole. E su un altro binario invece portare delle proposte nostre, prima in Italia e poi chi lo sa se piacciono anche all'estero, per cui Enescenza è il nostro primo titolo e tra l'altro verrà supportato in futuro con una serie di altre pubblicazioni, e poi, insomma, parlare anche con gli editori italiani che hanno scritto il loro gioco in inglese
per un mercato estero. È un po' una missione dare a Cesare quel che è di Cesare, anche in patria. Non cioè solo un ritorno di cervelli, diciamo. Sì, un ritorno di cervelli. Un ritorno di cervelli, almeno un riconoscimento. Ma importante. Sì. Torniamo a parlare del gioco. Della fisicità, si può giocare con una serie di elementi, all'interno del gioco si gioca con i dadi, un grande classico. E tutti i tipi di dadi? Tutti i tipi di dadi, un po' meno il dado da 20, che viene usato solo in alcune ambientazioni, non in tutte, perché è un po' esagerato, se vogliamo definirlo in una parola. E si possono giocare delle carte da gioco e i bennies. Questi sono degli accessori che cercheremo di portare in Italia entro il primo anno dall'uscita del base, e non sappiamo ancora se non so ancora darti una data. Le carte del gioco, ci sono due mazzi, Marzazione o Avventura, e si usano per gestire alcune situazioni come quelle che ti ho detto prima, per gestire l'iniziativa all'interno del combattimento, per cui mazza sul tavolo, ogni giocatore prende una carta e quindi si determina l'ordine. Un ordine senza bisogno di spareggi, perché poi si usa la classica successione dei semi, che è forse uno degli elementi ereditati dal primo Deadlands. Sì, è uno degli elementi ereditati oltre all'uso dei bennies. E poi c'è un altro mazzo che viene data una carta a ogni giocatore all'inizio della partita, e queste carte possono essere usate per modificare pesantemente il corso della narrazione dell'avventura. Che differenza c'è? Perché mi risulta che anche i bennies abbiano un po' questo ruolo. Sì. Diciamo che all'inizio della sessione ogni giocatore ha tre bennies, ma in realtà qualsiasi cosa può essere variata dal master. E ogni giocatore ha tre bennies, questi bennies possono essere usati in una serie di modi per ripetere i tiri, per cercare di evitare delle situazioni difficili. Ce ne sono tre all'inizio della sessione, e poi possono essere guadagnati a discrezione del master se il giocatore è particolarmente brillante nel gestire una situazione. È una sorta di premio. È un premio. Un premio che diventa poi una moneta di scambio per avere dei vantaggi in termini di gioco. Un premio che non è necessariamente legato a un successo, può anche essere legato a un fallimento particolarmente divertente per gli altri giocatori. È uno stimolo, diciamo, al buon gioco. Uno stimolo al buon gioco, tutto qua. Diciamo, Savage World è un gioco molto fisico, oltre a utilizzare tutti, a parte il D20 forse un po' di meno, però varie tipologie di dado, quindi a soddisfare, diciamo, l'istinto meccanico del gioco, utilizza anche le carte. Forse è stato uno dei primi ad utilizzare le carte da gioco. Credo sia stato il primo. Proprio forse il primo. E i bennies, che sono, diciamo, questa sorta di premio estemporaneo. A beneficio di chi non conosce il gioco, diciamo che Savage World è, come ho detto, veloce, e i dadi stessi sono anche gli indicatori del livello di conoscenza nelle varie abilità e caratteristiche. Quindi il dado, oltre che essere lo strumento aleatorio, è anche l'indicatore del livello raggiunto dal personaggio nei determinati campi. Sì. Quindi, diciamo, Savage World si discosta dallo standard dei giochi tradizionali, dove a ogni attributo viene dato un punteggio definendo l'attributo attraverso il dado. Sì. Quindi crea una sorta di legame ideologico tra il tiro e il valore stesso, diciamo, della cosa. Parliamo adesso un attimo di Enascentia, che è il primo setting nato per Savage World Italia, è presentato qui a Lucca. Sì, passiamo allora al microfono. Ci viene incontro Edoardo Dallavia, che è l'autore del gioco. Vediamo se mi sentite. Sì, io sì, mi sì. Sento. Sì, ok. Sì, tutto ok. Allora, Enascentia è un'ambientazione per Savage World. Mi risulta ambiziosa, perché a dispetto cioè questo è solo il primo passo, diciamo, di una cosa molto grande. Esattamente. Ci vuoi spiegare che cos'è Enascentia, che ha stimolato la curiosità di moltissime persone, perché non avendo una base, un background narrativo o cinematografico a cui ispirarsi, nessuno sapeva esattamente cosa si sarebbe trovato ad affrontare.
come nasce Nascente e che cos'è Nascente? Ok, ah, va bene, la nascita di Nascenzia, che è un po', sembra quasi una ripetizione, nasce come ambientazione per le campagne di gioco di un gruppo di amici, quindi ma si basava all'inizio anche su altri sistemi di regole, è progredita nel tempo passando di gioco in gioco, ma evolvendosi come storia. I fondamenti sono gli stessi che tra poco vi illustro. E poi ha provato invece a combinarsi con Savage World, è stato uno sposalizio immediato, un matrimonio riuscito da subito, almeno a mio parere, poi aspetto anche i feedback di chi lo giocherà per dirmi se ritiene che questo sia veritiero. Le meccaniche di gioco molto appunto immediate in qualche modo di Savage World si sposano alla perfezione con quella che è invece una struttura di narrazione un po' più articolata, che vado un attimino a spiegare perché sennò stiamo parlando di cose un po' astruse. Allora, fondamentalmente è un universo fantasy in cui la magia ha un ruolo molto importante, molto preponderante. È un luogo in cui le persone non nascono, ma vengono generate già adulte. Arrivano su questo mondo su una lastra di pietra circolare, chiamata Giardino della Vita, anche se non è strettamente un giardino, poi non per forza. L'origine poi del termine va ricercata nel tempo e nelle avventure dei personaggi possibilmente. Arrivano con un imprinting di base delle informazioni di cose che sanno già fare, leggere, scrivere, correre, tutto quello che saprebbe fare una persona adulta della stessa età, senza però avere memoria di averlo mai fatto. Perché effettivamente, essendo appena stati creati, non hanno mai avuto queste esperienze. Non invecchiano e non possono morire di vecchiaia. Questo però riguarda solo, diciamo, gli esseri umani, anche se poi umani strettamente non è nessuno, sono 10 razze che si possono vedere anche dalla copertina. La natura però, gli animali, figliano in maniera normale, invecchiano in maniera normale, quindi c'è questa contrapposizione e loro cominciano quindi a farsi delle domande. Ognuno di loro si dà delle risposte diverse, anche in base alla loro indole. E sviluppano una filosofia di vita che chiamano Kami, e lo chiamano tutti quanti alla stessa maniera, ma per ognuno ha un significato radicalmente diverso. Cioè ognuno ha cercato di trovare giustificazione a questo fatto, creandosi una sua cultura. Esattamente, c'è chi dice, non so, tutto è dovuto al caso, noi siamo qua per caso e col caso, dando le nostre decisioni in maniera casuale, troveremo una risposta alle cose. Questi sono un po' quelli un po' più bestiali, diciamo, si chiamano Gromsh. Oppure ci sono i cacciatori, per definizione, che sono le Ferua, chi invece cerca di combattere ogni minaccia che ha davanti senza chiedersi da dove viene. O anche chi dice, il Kami sono io, perché tanto a me mi riguarda, questi sono gli Oscurian, per esempio, a me riguarda solo quello che mi accade, faccio il mio interesse, non mi faccio domande più ampie. E quindi ognuno poi c'ha la sua visione, sta magari anche ai giocatori scoprirle. Non tutte sono compatibili l'una con l'altra, ci sono degli attriti chiaramente, perché chi dà alla logica e al buon senso, come appunto nel caso dei Cronos, sono arrivati alla pagina giusta quasi per sbaglio, non sarà compatibile con chi invece ha nella natura e nella legge del più forte la propria preponderanza di vita, insomma il proprio stile di vita. C'è una sorta di parallelismo tra razza e classi giocabili? Allora sì, le razze giocabili sono, in realtà possono fare praticamente tutte, le chiamiamo classi, ma poi in realtà sono vantaggi. Sì, sappiamo che Savage World non ha classi. Esatto, è una cosa che si avvicina abbastanza, comunque sono componibili con altre caratteristiche che si chiamano vantaggi in questo caso. E non sono limitative, quindi si può fare l'Oscurian che ha una predisposizione naturale per essere un ladro, assassino, qualcosa che riguarda questo ambito qui, farlo anche guerriero, mago o qualsiasi altra predisposizione. È chiaro che loro di base sarebbero orientati più a un'altra cosa, però non sono legati per forza. Ma l'ambientazione include già un motivo per cui i personaggi appartenenti a razze diverse convergono verso un gruppo, oppure l'attrito fa parte del gioco stesso? Una e l'altra, diciamo che si può scegliere l'impostazione, poi anche nel manuale, nella parte delle avventure, viene indicato proprio come spunto per il master che possono essere può essere scelto il modo di giocare, può essere scelto di giocare la Genesi, quindi far capire come si incontrano i personaggi alla loro venuta sul mondo su questa pietra, oppure giocare già una campagna di Genesi avanzata e, come dicevi te prima, può essere basata sugli attriti e sullo scontro, oppure accomunati da una stessa visione del mondo, che non deve essere per forza il Kami di cui parlavamo prima. Ci sono anche delle organizzazioni che si chiamano vie, per esempio una di quelle che mi sento di citare ora
E in un mondo in cui le persone non invecchiano si sono posti il problema della fine di questo mondo, cioè se non si muore mai di vecchiaia si arriverà a un punto in cui si esauriscono le risorse, in cui non ce la facciamo più, quindi si sono chiamati signori della guerra e promuovono la guerra come unico modo per bilanciare tutto. E possono essere di varie razze e incontrarsi. Diciamo che è un fantasy non, ovviamente non classico, perché non ci stanno gli nani, gli elfi, eccetera, ma anche un fantasy non classico, perché va al di là dell'uccisione del mostro di turno, ma si pone anche domande esistenziali, diciamo. Sì, può essere giocato in tutti e due i modi. Possiamo anche fare un gruppo di guerrieri che va in cerca di andare nei cunicoli a cercare dei tesori, a fare veramente l'incontro uno dopo l'altro, però le dinamiche anche esistenziali esistono e si possono sfruttare anche in questo senso. Ho visto che la grafica è particolarmente curata. Grazie innanzitutto. Abbiamo due disegnatori che hanno lavorato a questo progetto principalmente, pochi contributi anche di altri, ma principalmente sono due. Uno è l'italiano Antonio Bonanno, che è anche presente in fiera, che si è occupato, diciamo, della mole di lavoro più ingrata. Quelli, tanti disegni sono da parte sua, anche in tempi abbastanza stretti. Mentre la copertina e la gran parte dei disegni a colori all'interno è curata da Wen M, che è Wen Yuli, è un altro vice illustratore coreano che vive attualmente in California. Come l'avete raggiunto? L'ho raggiunto io in qualche modo, perché mi sono in tutti i modi prodigato per contattarlo, essendo io un fan suo personale, ed erano anni che lo cercavo per illustrare il gruppo che ti dicevo prima di gioco di ruolo che partivamo a giocare. Gli chiedevo le illustrazioni del nostro gruppo e poi, parlando, ma guarda, c'è questo progetto, c'è quest'altra cosa, ci siamo trovati bene e abbiamo cominciato a lavorare in maniera professionale. Ritieni quindi che i disegni, oltre ad arricchire l'offerta editoriale, diano anche il senso dell'ambientazione? Un po' sì, anche perché Gwen stesso ha partecipato al character concept, quindi mi dava il suo contributo di come secondo lui, quando gli descrivevo i personaggi, come sarebbero stati resi in maniera migliore, a volte anche cambiando qualcosina nel concept originario con i suoi feedback, quindi danno una buona rappresentazione. Noi sappiamo che alcune espansioni particolarmente riuscite o strane, tra virgolette, di Savage World hanno introdotto delle regole aggiuntive. Mm-hmm. Scienza. Si pronuncia al latino. Sì, diciamo. Io ho cercato per dei mesi un nome non equivoco e sono riuscito a trovare l'unico più equivoco che ci possa essere. Comunque Nascenzia. Nascenzia sarebbe per non nascita. Sì, Nascenzia sarebbe appunto in latino nascita, spero che nessuno mi bacchetti, e la E è una improvvisazione per rendere la parte di negazione, non dico che sia, si dica così, ma è stata una trovata. Dicevamo, Nascenzia include deviazioni dalle regole base oppure è fedele totalmente al manuale di partenza? Cioè, ho cercato il più possibile di tenere, di portare aggiunte più che di variazioni vere e proprie o di togliere degli elementi, perché mi sembrava già molto completo e 360 gradi così com'era, ho cercato di spostare il meno possibile. Dove magari abbiamo operato di più è il lato del lancio degli incantesimi, i poteri. I poteri sono solo incantesimi, non ci sono psionici, non ci sono la scienza folle, ma si va solo sugli incantesimi e quindi il background arcano, per chi magari sfoglia il manuale base capisce di cosa sto parlando, è uno solo e quindi si va a lanciare i poteri in una sola maniera. Quello possiamo dire che è la snaturazione più grossa. Tutto il resto è implementazioni aggiunte e a volte proposte. Per esempio nelle abilità sono state proposte quelle di creazione oggetti, che non c'erano. Sono stati aggiunti gli oggetti magici, che non erano approfonditi nel manuale base. E nelle abilità, come dicevo prima, di creazione, per esempio, sono stati anche proposti gli ingredienti. Poi c'è chi può giocarli, chi può non giocarli. Essendo un mondo in cui c'è il baratto, sembrava interessante aggiungere anche degli oggetti realmente barattabili, invece di soli soldi. Faccio una domanda che ricorre spesso. Mm-hmm. In fase di playtest, sono emersi elementi che vi hanno fatto tornare indietro su alcune scelte? Sì, più volte. Sì, è stata sì. Una cosa molto evolutiva. È stata dinamica, è stata un feedback continuo con i nostri playtester, la gran parte dei quali sono citati proprio nei ringraziamenti, perché hanno giocato anche più di me, a volte anche indipendentemente, per poi darmi dei feedback. E alcune caratteristiche sono state limate, soprattutto sui Gromsh, che essendo quelli del caso, quelli che indicavamo prima,
hanno avuto diverse, diciamo, uno sviluppo più dinamico degli altri. Secondo te qual è l'aspetto di una scienza che lo distingue di più, cioè che ti ha, che te lo fa sentire più come una tua creatura, che è forse l'elemento più caratteristico? Adesso io non so se in altre opere, probabilmente sì, perché ci dicevano che le trame originali sono finite con Omero, no? Giù di lì. Però la cosa che mi sento abbastanza mia è questa cosa del mistero creato rompendo uno dei fondamenti della narrazione normale, che è essere legati in qualche modo alla famiglia, quindi alla nascita tradizionale, il padre, magari la madre o il fratello, che sono già punti di colpi di scena future, cose del genere. Rompendo questa cosa della nascita alla base me lo fa sentire mio, perché va a cambiare queste dinamiche e raccontarle in maniera un po' diversa. In effetti tutte le relazioni nascono in gioco. Esattamente, non ci sono pregresse, perché non c'è una storia passata, a meno che non si voglia appunto giocare personaggi già esistenti, ma sono comunque relazioni di contatto e non di nascita, non di famiglia. Sangue. E non di sangue, esattamente. Ti chiedo l'ultima cosa, secondo te una scienza ha il potenziale per espatriare, diciamo? È vero, chiede la persona forse sbagliata, per me sì, anzi. No, ora magari no, chiediamo anche all'editore. È un augurio che si fa ovviamente a... ha delle connotazioni, diciamo, connaturate, che lo rendono appetibile all'estero. Cioè, a me personalmente, come operatore del settore, farebbe piacere vedere un prodotto italiano che espatria. Diciamo che è una volontà anche mia, quindi cercherò in tutti i modi di cercare che questo sia possibile. Magari se l'editore è anche d'accordo, la cosa è più facile ancora. Ci proviamo. Se vogliamo chiedere un'ultima cosa, certo, a Jonathan. Eccomi, ci sono. Allora, recuperando il piano dell'opera, abbiamo parlato di Nascenzia, che è l'ambientazione italianissima, fantastica nel senso più completo del termine, quindi veramente che rompe tutti i canoni del fantasy. È un fantasy estremo, estremo, un po' barocco, un po' paranoide. Sì. Paranoide è un termine interessante. Beh, ovviamente. Chi lo comprerà e lo leggerà vedrà che ci sono tanti elementi, si può giocare anche in chiave. Vabbè. In tante altre chiavi oltre le due che ha detto lui. Non essendoci legami, ovviamente uno non ha neanche remore morali, diciamo. No, anche perché oltre le 10 che sono quelle del momento, ci sono degli eventi che sono importanti per la società del mondo, che quando appare una nuova razza, come vivono l'arrivo di una nuova razza gli altri 10 esistenti? Ah, quindi oppure ci sono delle razze che sono quelle cadute, che c'erano una volta e a un certo punto cessano semplicemente di essere generate, e come la vivono le altre razze, come la vivono i membri esistenti di quella razza, perché non ne arrivano più? Sono tutte cose che si potranno scoprire giocando. Ci sono tantissime cose che si possono scoprire, sì. Quindi abbiamo detto in Nascenzia il manuale base di Savage Worlds, che permette già di giocare a qualunque ambientazione con minimo sforzo, quindi questo è autoconclusivo dal punto di vista come gioco di ruolo. Permette di giocare sul nostro sito, che è savagewars.it, ci sono già le 70 del concorso, tutte molto belle, che insomma e andate poi a vederle anche se volete giocarle su altri sistemi. Sì, ovviamente. Giocate. Liberamente scaricabili, ovviamente. Sì, sono tutte scaricabili. E poi Deadlands, che è stato anche negli Stati Uniti un prodotto apprezzatissimo, che ricordiamo è ambientato in un western fantastico. Sì. Con elementi steampunk. Con elementi steampunk, con elementi horror, che è una parola terribile perché sono tre R nella stessa parola. Sì, sì. Si può giocare in versione storica attenuando questi elementi fantastici. Quindi c'ha diversi punti di approccio. Sì. Può sì, essere sì, anche un western tradizionale e può diventare una cosa aggredito veramente delirante. Con qualche cosa misteriosa qua e là, sì, senza pervadere però tutti gli elementi del gioco. Cosa ti senti dire a chi è interessato a Savage World? Come approcciarlo come gioco di ruolo? Come approcciarsi? È proprio... Cioè, approcciatevi, cosa dobbiamo dire? È così semplice, è così veloce. Il regolamento condensato sarà in 16 pagine. Quindi noi ci sarà una sorta di quick start rule. Esattamente come la versione inglese, prepareremo una versione condensata delle regole di 16 pagine che daremo gratuitamente sul sito. Una cosa che leggevo della storia che ha originato il gioco è che è stato pensato anche per un pubblico adulto.
Sì, è per un pubblico che ha poco tempo per preparare le partite e molta voglia di giocare. Sì, per un pubblico molto giovane o particolarmente o meno giovane graficamente. Va bene, io vi ringrazio molto di essere stati qui con noi, auguro la massima fortuna a questa linea editoriale che, a quanto ho capito, richiederà un notevole sforzo anche... Noi siamo qui per proporlo. Una piccola anticipazione sulla prossima, una piccola anticipazione sulla prossima, il prossimo rilascio? Beh, a parte Necessary Evil, adesso siamo in una fase in cui stiamo pianificando bene quali saranno le prossime edizioni. Vuoi la bomba, insomma. Noi le prossime stiamo valutando, assieme all'autore italiano, si chiama Umberto Pignatelli, Beasts and Barbarians, che è un fantasy completamente diverso da Innocenza, è l'opposto, è un fantasy alla Kona, insomma. Sword and Sorcery. Sword and Sorcery, sì, più Sword che Sorcery. e l'altro, grande richiesta dai Savages, già presenti in Italia, io avrei puntato su 50 Fathoms e invece Reapers. Ah, Reapers. Reapers, sì. Che, se vogliamo anticiparlo brevemente, l'ambientazione che trova il setting nella... Il setting della Pinnacle, come possiamo definirlo brevemente? La leggenda degli straordinari gentlemen, Jack lo Squartatore, From Hell, insomma, qualcosa possiamo definirlo con queste opere. Una Londra vittoriana, molto cupa, si muovono alcune creature all'interno della città. Poi allora, con questa anticipazione vedremo. Vi ringrazio di essere stati con noi e in bocca al lupo per le prossime, per i prossimi lanci. Grazie a te.